L'operazione che vi presentiamo oggi. Reconstruction è l'operazione dei carabinieri dell'Aquila comandati dal maggiore Luigi Balestra, che ha portato all'arresto di 5 persone, tutte di origine romena, dedite al furto in appartamenti del centro storico appena ristrutturati e non ancora riconsegnati ai legittimi proprietari. Prevalentemente i 5, tutti pregiudicati, rubavano caldaie che poi rivendevano sul mercato romano a 1000 euro circa al pezzo. Ma i militari dell'arma hanno accertato in totale ben 24 furti, 12 dei quali in abitazioni, altri nei cantieri edili dove asportavano punti luce, impianti elettrici e impianti di domotica. Altri furti ancora venivano commessi nei negozi, profumerie e supermercati. Tra il materiale rubato ci sono anche 3 vetture che erano in uso ai malviventi. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo radiomobile dei carabinieri comandati dal tenente Massimiliano Papale sono partite addirittura nel 2017 dopo un tentato furto ai danni della COP di Scoppito, dove furono gli stessi carabinieri a mettere in fuga con il loro arrivo i malviventi. Prossimamente abbiamo accertato 24 furti, la maggior parte dei quali all'interno di abitazioni, di case ristrutturate ma non ancora occupate dai legittimi proprietari. Questo non è un fatto casuale, nel senso che noi abbiamo accertato che la scelta era fondamentalmente preordinata a un sopralluogo fatto da queste 5 persone arrestate. Questo perché? Perché la casa non ristrutturata, non ancora abitata, permetteva loro di non essere sorpresi dall'eventuale rientro dei proprietari. E tra l'altro le abitazioni che sono state depredate erano tutte nel centro storico e all'interno di zone ancora non abitate. Questo consentiva loro di entrare all'interno delle abitazioni in maniera quasi indisturbata, operare all'interno e poi permettere al mezzo che recupera la refurtiva di arrivare e di lasciare il posto in 2-3 minuti. Si può parlare di una vera e propria organizzazione? Sì, di fatto sì, nel senso che noi abbiamo anche visto attraverso i continui servizi di osservazione e pedinamento che uno dei due soggetti era come se impartisse ordine nei confronti degli altri, coordinava un po' l'attività degli altri e questo l'abbiamo potuto accertare grazie all'attività tecnica fatta sui telefoni. Le indagini ovviamente proseguono per vedere se ci sono anche dei collegamenti con altri furti perpetrati nel territorio aquilano. Il maggiore Balestra invita i cittadini a collaborare sempre con l'arma. L'informazione che ritengo utile dare è quella di un invito alla cittadinanza a collaborare nel maggior modo possibile, nel senso che più informazioni arrivano, vengono veicolate verso di noi attraverso la centrale operativa, meglio sarà l'attività di analisi che facciamo e quindi migliore ed efficace sarà lo strumento preventivo, l'attività preventiva posta in essere.